Bentrovati all'appuntamento quotidiano con il Vangelo della liturgia del giorno. Io sono Don Domenico, parlo dalla parrocchia di San Rocco dove mi trovo. Allora, mercoledì della 22ª settimana del tempo ordinario dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò e subito si alzò in piedi e riserviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero da lui ed egli, imponendo su ciascuno di loro le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni, gridando: Tu sei il figlio di Dio. Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare perché sapevano che era lui il Cristo. Sul fare del giorno uscì e si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro: È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città, per questo sono stato mandato. E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Il Vangelo del giorno ci riporta questo episodio abbastanza noto della guarigione della suocera di Pietro e poi questa espressione così forte dei demoni che gridavano: Tu sei figlio di Dio. Quindi il demonio conosce Gesù, conosce la sua identità, ma non lo ama. Ecco la differenza fra il demonio e il credente. E qualche volta, però, come è successo a Pietro, l'abbiamo visto qualche domenica fa, nonostante che anche noi possiamo confessare, non soltanto conoscere Gesù, ma anche credere in lui, come ha detto Pietro, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Un momento dopo, Gesù gli dice: Beato tu, Pietro, è una delle 34 beatitudini del Vangelo. E un attimo dopo gli dice: Vai dietro di me, Satana. E quindi Pietro è beato, ma è anche Satana, perché non accetta la croce di Cristo. Quindi, che differenza c'è fra il credente, il discepolo e il diavolo? C'è la croce di Cristo, che il diavolo non accetta e che perciò diventa Satana. Come può diventare anche il discepolo, però, San Pietro e ognuno di noi. Ecco, per fare qualche esempio, allora c'è chi segue Gesù, perché è tanto bello stare in qualche gruppo, in qualche associazione. Facciamo un'analisi un po' spietata, ma senza giudicare nessuno. E se siamo sinceri, molte volte poi, quando c'è un primo impegno, una prima prova, tanta gente sparisce. Usciti dall'incontro meraviglioso del grande gruppo, del grande movimento, della grande associazione, poi tanta gente non si riconosce cristiana per niente. Ecco la debolezza della fede, che diventa una minima conoscenza di Gesù, ma non basta. La fede se non arriva all'osso, se non arriva alla croce, non è fede, è un po' di religiosità così vaga. C'è chi è devoto, c'è chi ama tanto i programmi da fare insieme, c'è chi ama tanto il catechismo, tutte cose buone, ma non è ancora la dedizione, non è ancora l'incontro con Cristo, il Cristo crocifisso, che vince ogni idolo e ogni falsa religione che ci possiamo costruire con le nostre mani. E allora, ecco, mi sembra questo un po' uno spunto che mi veniva da prendere da questo Vangelo, che è ricco di insegnamenti, ma prendiamo questo: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, e lo diciamo con le parole e con i fatti.